Ecco, questo tratto è sicuramente da considerarsi per escursionisti esperti. Siamo arrivati alle grotte e questa è una delle grotte del sentiero di San Bernardino. Ecco, arrivati a questo punto, l'81 prosegue dritto e noi poi lo faremo. Ma qui è d'obbligo una deviazione per andare a visitare la grotta e l'eremo di San Bernardino. È una deviazione di circa 1 chilometro. Eccoci arrivati alla grotta di San Bernardino. Ovviamente è chiusa ed è visitabile solo un giorno al mese, una domenica, e bisogna anche prenotare alla Proloco di Mossano. Questa grotta risale a circa il XV secolo, quando si dice che San Bernardino da Siena l'avesse frequentata qui nel Vicentino. Eccoci qui. Abbiamo finito la deviazione per la grotta di San Bernardino, adesso andiamo a sinistra e in pochi minuti chiudiamo l'anello del sentiero 81 tornando al centro di Mossano. Noi adesso andiamo in senso contrario. Ecco, bisogna prendere come riferimento questa bella casa rossa scuro che è il ristorante Antico Tram. Arrivati alla chiesa, eccola qui, si prosegue
adesso che abbiamo fatto circa 400 metri di dislivello in salita, ne faremo un po' in discesa. Eccoci arrivati a Passo Fiorine. Adesso continuiamo ancora per questa strada e arriveremo a prendere il sentiero 17 che ci porterà in cima al Monte della Madonna. Arrivati qui c'è il Parco Avventura dei Colli Euganei. Eccoci arrivati alla terrazza d'Ercole, dove c'è la famosa statua d'Ercole. Qui riprendiamo il sentiero numero 6, andiamo da quella parte e la prossima tappa è il Monte Castello.